Salve a tutti, buongiorno, buon sabato. Allora, oggi sono in trasferta, come potete vedere dallo sfondo, non sono a casa, un paio di giorni me li faccio via per il weekend, per il fine settimana. Primi respiri di mare, quest'anno non sono ancora andato al mare, sono bianco come una mozzarella, speriamo di prendere un pochino di colore e di prendere un pochino di venticello in riva al mare, che ne ho bisogno, sono sempre perennemente chiuso in casa oppure in giro per eventi, registrazioni e robe del genere. Quindi una boccata d'ossigeno di buona aria di mare mi serviva, anche se buona aria di mare per dove sono. Va bene, questo è un discorso a parte. Allora, ragazzi, oggi voglio parlarvi di una sitcom, How I Met Your Mother, che tradotta in italiano, alla fine arriva mamma e io ve la traduco in alla fine c'è di Decchi, perché ieri Juventus e Tottenham hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski. In realtà c'era già una base di accordo perché ovviamente Kulusevski era in prestito agli Spurs, non si sono qualificati in Champions, quindi non c'è stato l'obbligo di riscatto fissato a 35 milioni e il Tottenham ha chiesto un piccolo sconticino per quanto poteva essere il riscatto non obbligatorio, però volontario del giocatore svedese che l'anno scorso non ha fatto proprio benissimo, spesso e volentieri anche partito in panchina, era un po' uscito dalle gerarchie rispetto ai primi 6 mesi dove passa appunto dalla Juve al Tottenham, però ovviamente il giocatore secondo me è un giocatore di qualità, un giocatore importante, un giocatore che a maggior ragione in Premier League ha dimostrato di poterci stare, magari non in un club di primo livello per ora, poi chissà in futuro, ancora molto giovane, in classe 2000, 23 anni, in futuro chissà dove potrà finire e secondo me in futuro verrà rivenduto anche una cifra maggiore. Infatti ieri l'accordo invece che 35 è stato trovato a 30, la Juventus fa questo piccolo sconto al Tottenham, Juventus obbligata, tra virgolette, dalla situazione a fare sconti. Io non ho rimpianti sulla cessione di Kulusevski, perché quella cessione ti ha fatto arrivare a Vlahovic ed è per questo che continuo a dirvi: io non voglio nemmeno cedere Vlahovic, perché se no continua a essere un cane che si morde la coda. Questo è un ragazzo di prospettiva molto giovane che ha potenzialità, noi lo sfruttiamo a pieno, lo cediamo e togliamo anche dei soldi. L'abbiamo fatto con De Ligt perché l'abbiamo ceduto a una cifra più bassa rispetto a quella che tutti ci aspettavamo, lo abbiamo fatto con Kulusevski appunto togliendo 5 milioni e temo che verrà fatto anche con Vlahovic. Me importa interrompere questo ciclo vizioso. Poi oggi la Juventus è in una situazione differente, oggi la Juventus ha necessità di rientrare dalla mancata qualificazione alla Champions League e quindi quei 30 milioni erano oro colato. Se andate a vedervi il video in cui vi parlavo delle cessioni della Juventus, io Kulusevski ve l'avevo messo proprio a 30 perché ero convintissimo che il prezzo potesse essere quello. Poi adesso tornerà anche McKennie. Vedete come la Premier League torna sempre fuori, cioè McKennie al Leeds in Premier, Kulusevski e Bentancur al Tottenham in Premier. Adesso vi parlerò di altri due club interessati da altri giocatori della Juventus che si intrecciano ancora con questo discorso, proprio la Premier League. Partiamo dal Leicester che retrocede il Leicester e a sorpresa il nome più importante, più probabile come acquisto della Juventus è quello di Castagne, Timothy Castagne del Leicester. Lo conosciamo perché ha già giocato in Italia, ha giocato nell'Atalanta, è un esterno destro alto, può giocare anche a sinistra, è sempre stato un giocatore interessante quando giocava all'Atalanta, però ragazzi sono passate 3 stagioni. Poteva essere un acquisto, che ne so, 2019-2020, ti fa capire che classe 1995, l'anno scorso comunque ha trovato buono spazio all'interno della formazione, che poi è retrocessa. Questo non significa che se uno retrocede significa che è scarso, questo è proprio un ragionamento che non ha motivo di esistere, però stiamo parlando anche di un giocatore che sicuramente non è più in rampa di lancio, è un classe 95 appunto, non parliamo più di un ragazzino, parliamo di un giocatore che si avvia verso i 30. Quindi io credo che il ragionamento su Castagne sia il seguente: intanto ho valutato 15 milioni di euro, però io mi auguro che almeno una squadra inglese che retrocede possa andare a ritrattare quello che è il prezzo iniziale, perché se paghiamo 15 milioni un giocatore a una squadra retrocessa, mi sembrano un pochettino tanti. Quindi spero che anche noi alla fine qualche sconto possiamo ritrovarcelo di fronte. Maggior ragione per una squadra che, cioè prima la Juve, sì, in questo momento deve rientrare per il discorso Champions, questi vanno a giocare la Premiership, quindi spero che. Però se Castagne è il giocatore che vai a mettere al posto di Cuadrado,
Allora, secondo me è un bel problema. È un bel problemone perché quel giocatore lì non può essere un titolare della Juventus. Se invece quel giocatore è quello che metti al posto di De Sciglio, che è infortunato e che l'anno prossimo non avrai, è un'operazione eccezionale. Anche se io non so se la Juventus è disposta a investire 10, 12, 15 milioni, quelli che sono, per un giocatore che poi non sarà titolare. Perché vi dico questo? Guardate Milik. Su Milik la Juventus ha fatto questo ragionamento di non riscattarlo subito tutto, perché si è capito che comunque c'è una sorta di tesoretto ristretto, limitato e che andrà gestito nel migliore dei modi, andrà veramente centellinato, anche perché tesoretto oggi in realtà non c'è, oggi devi soltanto che cedere per rientrare in quei 100 milioni per arrivare a pari col fatto che non sei arrivato in Champions, tra cessioni e ingaggi che non verranno confermati. Deve arrivare lì. È una buona partenza sicuramente l'ingaggio di Rabiot, una buona partenza sicuramente l'ingaggio di Paredes, una buona partenza sicuramente l'ingaggio di Maria, ingaggi costosi che non ti ritroverai più a bilancio l'anno prossimo, sicuramente i 30 milioni per Kulusevski sono un buon punto di partenza. E poi devi essere bravo a cedere i vari Arthur, vari McKennie e tutti quei giocatori che ritorneranno alla base. Non so cosa vorranno fare con Zaccaria, non so cosa vorrà fare la Lazio con Pellegrini, la butto lì. Lo vorrà, ma con uno sconto, che sono convinto che poi andrà così, perché tutti quelli che trattano con la Juventus poi chiedono uno sconto, perché sanno che poi la Juve è anche predisposta al di là della situazione a farlo, a maggior ragione in questa situazione qua. E quindi questi sono tutti i nomi principali dal punto di vista delle cessioni. Quindi a me sembra anche un po' difficile e complicato che la Juve possa andare a investire 10-15 milioni per un giocatore che poi sarà la riserva e quindi andarne a spendere, che ne so, 20-25 per il titolare, cioè vedete che la Juve vada a spendere una cinquantina di milioni di euro sulla fascia destra? Dovrebbe farlo, in realtà dovrebbe farlo, perché la Juventus sulle fasce maggior ragione destra è disastrata, è anni che non si interviene, non si va a migliorare quel reparto, ma secondo me non lo farà. Quindi la paura è che quel nome lì, Castagne, possa essere il giocatore titolare a destra per la Juve. E questo un po' mi preoccuperebbe, devo essere sincero. E sempre dall'Inghilterra si parla di Chelsea. Ormai, ragazzi, è inutile girarci intorno. Cioè, se gli altri club possano far mercato è perché in Inghilterra si svegliano e dicono: oh, quel giocatore lì mica male, oppure il Bayern Monaco e il PSG. Il riassunto grosso è questo qua, perché poi negli ultimi anni anche il Barcellona sì, ha fatto acquisti, però sappiamo bene che ha fatto una sorta di all-in e ha dei problemi abbastanza grossi il Barcellona, quindi non credo che quest'anno lo vedremo intervenire. Il Real Madrid dovrà sostituire Benzema e questo sicuramente è un punto, non so che cosa avranno in mente. Ieri leggevo che addirittura forse anche Modric potrebbe ritrovarsi con un'offerta grossa dall'Arabia. Beati loro, cos'altro posso dire? Perché quelle cifre lì ormai le puoi vedere solo lì, e invece la Premier ragazzi, è inutile girarci intorno, è la Superlega. Se loro hanno voglia, ti comprano il giocatore, allora tu riesci a sistemare tutte le tue cose belle a livello economico e forse qualche acquisto lo puoi fare. Poi, ovviamente, da noi la Premier viene a bussare e ci chiede un certo tipo di giocatore, Kulusevski del 2000, rampa di lancio, bla bla bla. Quando invece devono uscire i giocatori dalla Premier verso l'Italia, sono quei giocatori che o hanno deluso e hanno fallito o sono retrocessi. Parlavamo prima di Castagne, mi viene in mente l'anno scorso Lukaku con l'Inter. L'Inter va a prendere Lukaku a 20 milioni di prestito per un anno e in cambio di questo prestito di Lukaku deve cedere Casadei, che abbiamo visto anche al Mondiale, che si è appena concluso l'Under 20 con l'Italia, giocatore molto interessante, però anche l'Inter, che va a fare la finale di Champions, è una squadra che per prendere un classe 93 come Lukaku, che comunque aveva deluso per riportarselo a casa in prestito, è costretta a separarsi da un giocatore che potrebbe avere un domani, un giocatore di 10 anni più giovane, perché Casadei è un 2003, per andare a prendere un altro tipo di calciatore più pronto, certamente, però stiamo parlando veramente di. Infatti anche l'altro giorno l'Inter parlava ancora con il Chelsea per il rinnovo del prestito di Lukaku e la possibilità di aprire anche alla cessione in prestito, sempre perché noi in Italia figuriamoci se possiamo pagare qualcosa, di Koulibaly, che potrebbe ritornare in Serie A dopo una stagione un po' deludente tra i Blues. È proprio di Casadei dobbiamo parlare perché a quanto pare la Juventus avrebbe richiesto informazioni per il prestito di Cesare Casadei. Ora, è un po' bizzarra come richiesta perché
Io i centrocampisti ne ha tanti, poi Casadei mi sembra un centrocampista anche un po' più offensivo rispetto alla classica mezzala. Va a finire che quando l'altro giorno parlavamo di 4-3-1-2 con Pogba dietro le punte, va a finire che l'idea nella testa di Allegri è davvero quella e Casadei è stato individuato come una sorta di riserva di Pogba. Sai, se tu vai a creare quel modulo di gioco e vuoi mettere Pogba in quella posizione lì, devi avere anche la certezza quasi matematica che Pogba stia bene. E oggi non ce l'hai, non prendiamoci in giro, non ce l'hai, non ce la puoi avere oggi quella certezza lì. Quindi significa che poi ti ritroveresti con un classe 2003 a doversi prendere subito quella porzione di campo, molto importante tra l'altro perché la tre quarti è molto importante. L'altro giorno vi dicevo, è anche un modulo abbastanza inutilizzato ultimamente ad altissimi livelli nel calcio degli adulti, dei grandi, quindi potrebbe ritrovarsi forse anche un po' più in difficoltà, non ha mai giocato in Serie A, poi non è che voglio ritornare a sentire sempre discorsi, sì, però giocatori che non hanno esperienza quest'anno, hanno fatto un bel percorso, l'anno prossimo sono sicuro che ancora iniziare la stagione, già le prospettive non sono meravigliose, già il direttore sportivo qua non si capisce, l'allenatore sembra che sia confermato anche se anche i piani alti non sono soddisfatti, il mercato è quello che è, forse cedono quelli grossi, non si gioca la Champions, la squadra probabilmente verrà indebolita, sentirmi di dire ancora è però l'anno prossimo, cioè c'è tutto un anno da giocare e va bene tutto, ma la Juve stagioni di transizione non ce ne possono essere, ogni anno devi comunque creare almeno una base. E da 2 anni invece ci ritroviamo a finire l'anno e dire, e vabbè, quindi cerchiamo anche di rispettare un po' quella che è la storia della Juventus senza cadere sempre all'interno di questi discorsi. E questo è, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti.